quando sarò grande, che avrò dei bambini, cosa li racconti ai tuoi bambini? E io le vorrei raccontare quello che ho fatto nelle Olimpiadi, quanto ho sofferto per arrivare qua. Un sacco di cose che la gente manco se lo immagina. Io mi sento italiano perché quando sono arrivato qua in Italia, l'Italia mi ha aperto le porte, capito? Mi ha dato una fiducia, mi ha dato una mano. Grazie all'Italia che sono campione d'Europa, campione del mondo. E io questa cosa la apprezzo. Quindi io tutto quello che sto facendo è per farli vedere a loro che non si pentano di quello che hanno fatto. Prima della finale sai cosa facevo io? Cioè i ragazzi che erano con me mi dicevano: Fran, tu non sei mica normale. Io stavo dormendo. 10 minuti io dormevo così come un bambino così. E io: Fran, ma ti devi riscaldare su. Che ancora non ci credo che sono qua. Sono entrato così. Ho vinto la finale, mancavano 4-5 secondi. La mentalità. È un atleta con una mentalità più forte e più positiva alla ora di affrontare tanto l'allenamento come la gara. Non sente esa presión alla ora di competir. En estos momentos hacemos un labor integral, no solamente en el entrenador físico, el entrenador técnico, sino tiene que también ser el entrenador en la parte psíquica, en la parte emocional. En estos centros tenemos todas las condiciones para enfrentar la preparación, una buena estancia, una buena alimentación, médico, nutriólogo, psicólogo. Gli atleti vengono sottoposti a dei test che sono conosciuti in ambito scientifico e che rappresentano una base di lavoro per i tecnici per andare eventualmente a supportare gli stessi atleti con esercizi specifici nel recupero o eventualmente nella specializzazione della prestazione. Mia mamma e mio padre erano separati, io a casa stavo con mia nonna. Mi menava sempre: Franz, tu sempre sei il solito, senti a me. Avevo 7 anni, mi sono allontanato di casa un pochino, io ho trovato questa palestra così. C'erano dei ragazzi che facevano la Croazia. Io ho detto: mi piace, che bello. E lì era tutti i giorni lì ormai, ero già bravo, da piccolo ero già bravo. Ho vinto quasi tutto là a Cuba, però lo sai, quando tu sei piccolo fai tante cose sbagliate. Io mi sono preso una squalifica perché non avevo fatto il peso in una gara. Io avevo finito, avevo smesso. Nel 2010 sono venuto qua con la nazionale cubana, io ho conosciuto una ragazza, lei si chiama Dalma, è la mia ex moglie.
che lei mi ha detto: senti, vorresti venire qua in Italia? No, qua in Italia non voglio venire, io sto qua, sto bene. Io ormai pesavo 75 kg, avevo pure la pancia. E mi dice: senti, ma un talento come te, cosa fa qua Cuba FM? Ci ho pensato sopra e ho detto: vabbè, facciamo sta cosa. Io sono venuto qua in Italia. E in un anno ho fatto 4 finali. Di quelle 4 finali ho vinto 3, ho perso una. Finale europea, Under 23, giochi europei e mondiale. Una cosa che se tu la dici non ci credi, con un anno di allenamento dici: come è fatto questo? Dovevo fare Londra e per quella squalifica non l'ho fatto. Io mi sono guardato alle Olimpiadi dal divano, cazzo mia. Sei quando un bambino tu le fai così, un pochino più forte, incomincia a piangere. Così ero io, piangevo così, da solo, senza motivo, così. Però quando sono arrivato qua in Italia, mi sono tracciato un obiettivo, e di farla. È tipo una cosa religiosa per me questa, che devo affrontare con il cuore, con tutto ciò che posso. Tutto quello che ho dentro di me affronterò quelle Olimpiadi.